La seconda edizione di Progetto Genesi ha la particolarità di cambiare di volta in volta, ovvero se la prima edizione ha presentato nelle quattro tappe Varese, Assisi, Matera, Agrigento il primo nucleo della collezione che si spostava tal quale di città in città, nella seconda edizione le opere cambiano, ovvero nella prima tappa a Milano vengono presentate le 15 nuove acquisizioni non esposte nella prima edizione, ma appunto nuove, insieme a un nucleo di 15 opere che fanno parte invece del primo ciclo espositivo e quindi del primo nucleo della collezione. Nella seconda tappa di Genova saranno esposte alcune opere nuove e alcune opere vecchie miste tra loro a creare una nuova mostra diversa rispetto a quella di Milano. Brescia sarà ancora diversa perché documenterà una parte di collezione sia di opere nuove che di opere vecchie, così, per così dire, ma poi avrà anche delle opere prese in prestito da musei, gallerie, artisti che trattano di un tema specifico che è già trattato nella nostra collezione, che è quello dell'Iran. Quindi il progetto si fa ancora di più un museo itinerante perché accanto alla propria collezione inizia ad attivare una serie di mostre, fra virgolette, temporanee, tematiche, questa per prima che sarà quella sull'Iran. L'arte parla dei diritti innanzitutto con, diciamo, le voci e le culture degli artisti che sono davvero rappresentativi del mondo e sono anche in un certo qual modo descrittive della geopolitica del mondo, nel senso che queste opere sono tutte a tema, dal cambiamento climatico alla guerra, alla presenza ancora di frontiere e confini che sono delle barriere, naturalmente alla povertà assoluta, alle migrazioni. È una collezione di condizioni di fragilità ed è insieme la denuncia di queste condizioni di fragilità attraverso un linguaggio che è un linguaggio che non ha bisogno di descrizioni verbali o accademiche, ma che, diciamo così, è un linguaggio profondamente diretto e intenso. Quindi questo è quello che l'arte fa. Con questo progetto triennale, devo dire, e insieme al contributo importante dell'Università Cattolica abbiamo, credo, cominciato a portare in giro per l'Italia un discorso molto importante sui diritti. Il messaggio più importante che l'arte può trasmettere è sicuramente un messaggio che riguarda la riflessione sui drammi che stiamo vivendo, quindi dalla guerra alle difficoltà economiche, le fragilità sociali, e attraverso, diciamo, questa lettura delle opere però stimolare anche soprattutto i giovani a elaborare questi pensieri e a fare in modo che si pongano in maniera proattiva rispetto alla necessità di affrontare questi problemi e trovare delle soluzioni che auspicabilmente ci portino a un dialogo tra diverse culture e quindi anche alla pace.